Durante la sua conferenza stampa ha parlato che un po' i programmi si somigliano un po' tutti e che bisogna votare quest'anno alla persona. Cosa devono guardare gli elettori? Ma devono guardare soprattutto la credibilità della persona, l'affidabilità, la coerenza, la professionalità, il fatto che soprattutto abbia dimostrato nel corso della vita, nel corso delle attività sociali, nel corso dell'attività professionale, nel corso dell'attività amministrativa, un grande senso di responsabilità e di rispetto nei confronti delle istituzioni e nei confronti degli altri cittadini. Lei si è candidato a una lista molto forte, aveva anche la possibilità di scegliere altre liste. Come mai ha deciso di candidarsi in questa lista così forte? Intanto volevo un partito strutturato e che fosse coerente con le mie scelte precedenti, perché il cambio di casacca non mi è assolutamente congeniale. Ho collaborato con il presidente Musumeci alla stesura di un codice etico che addirittura prevede delle sanzioni per chi nel corso delle attività parlamentari e nel corso del periodo parlamentare dovesse cambiare casacca, delle sanzioni pecuniarie che possono anche essere un deterrente per questi voli pindarici politici da parte di opportunisti politici. Un appello ai cittadini che devono andare al voto? Ma l'appello è questo, ho detto sempre, proprio ho detto in conferenza stampa, mi è venuto così perché sono abituato a parlare a braccio, l'ideologia, pur se da me coltivata culturalmente, perché continuo a leggere di tutto, quindi la filosofia fa parte della mia vita, però devo dire che l'ideologia è un fatto archeologico dal punto di vista politico. I partiti fanno parte della storia, si studiano sui libri di storia e non so se i ragazzi li studiano. E i programmi sono uguali per tutti, perché tutti parlano di giovani, tutti parlano di agricoltura, tutti parlano di infrastrutture, tutti parlano di modernizzazione, tutti parlano di sburocratizzazione, però quello che resta poi è la persona. Quindi a questo punto è un problema di scelta della persona più credibile che proponga il programma più affidabile.